Dunque, nella realizzazione di quest'opera abbiamo voluto rappresentare fisicamente come nei luoghi che noi dedichiamo al nostro business, che è l'accoglienza al viaggio, la sosta nelle autostrade, negli aeroporti e nelle stazioni un po' di tutto il mondo, abbiamo voluto fare uno sforzo ulteriore e portare una testimonianza di come veramente il Design for All non è solamente aprire quelle porte e usare quelle normative che richiedono un certo livello di abolizione delle barriere architettoniche, ma abbiamo voluto invece pensare a un Design for All veramente, quindi per tutte le culture diverse. La Regione Lombardia crede molto nel ruolo dell'architettura e guardiamo con particolare attenzione da anni a questo premio, a questo riconoscimento e questa attività che voi fate e sosteniamo per quello che possiamo proprio l'attività di chi da una parte fa il committente e dall'altra cerca di interpretare da una parte i desideri della committenza e dall'altro i bisogni di chi poi l'edificio, qualunque esso sia, lo fruisce. La progettazione di questo edificio è stato un percorso temporale lungo e complesso che non poteva non avere una interlocuzione molto forte con la committenza e con le varie divisioni all'interno dell'azienda che hanno collaborato in maniera molto attiva alla definizione del progetto. Sarebbe paradossale progettare un edificio che vince un premio Design for All e quindi che celebra la democratizzazione dell'architettura senza che il processo stesso di progetto sia altamente democratico e partecipativo.